È la prima volta che la Commissione Nazionale Antimafia arriva al centro della Sicilia non per una visita istituzionale, ovvero per audizioni, ma soltanto su base volontaria, per far sentire tangibile la presenza dello Stato nelle zone dove la criminalità organizzata l'ha fatta da padrona. Il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Nicola Morra, ha invocato più volte la presenza del governatore Nello Musumeci, invitato all'incontro. Unica deputata siciliana presente l'onorevole Pieraiello. Gli altri deputati siciliani facenti parte della commissione non c'erano perché il martedì dopo Pasqua probabilmente non si lavora. Presidente, questa visita arriva quasi all'indomani della commissione antimafia a Caltanissetta. Avete sentito debole per tanto tempo, per più ore. E poi avete deciso di venire perché qui ancora c'è tanto da fare. Il numero delle denunce è troppo basso rispetto a quello che poi la DDA ha scoperto durante le operazioni. Guardi, questo è un vero problema perché noi dobbiamo restituire credibilità alle istituzioni che per troppi decenni sono rimaste inerti, per cui a fronte di comportamenti esemplari come quello tenuto da Gaetano Debole, ci sembrava doveroso essergli accanto. La vicenda che ha investito Debole ha avuto come proprio epicentro Casteldaccia, che è in provincia di Palermo, però si tratta pur sempre dell'interno della Sicilia che merita attenzione e quindi imprenditori che poi siano di Ragusa o Catania o Enna, a noi interessa ben poco, imprenditori che partecipano, che vincono, che cercano di lavorare onestamente e poi vengono ad essere oggetto di richieste estorsive intollerabili se sono avanzate da mafiosi, ancor più gravi quando sono avanzate da funzionari di enti pubblici. Ecco, questo è inaccettabile e questo spiega anche il motivo della nostra presenza qui. Avete deciso di puntare l'attenzione anche su altri paesi dell'entroterra siciliano? Guardi, oggi è una toccata e fuga, poi si realizzeranno a breve, nel mese di maggio, due missioni, sempre che il Covid ce lo permetta e sempre che non ci sono altri problemi di altra natura, Palermo e Messina e Trapani, perché noi dobbiamo recuperare anche il tempo per cui non si è potuto lavorare causa pandemia. Nell'entroterra, al centro della Sicilia, è nato il sistema montante ed il presidente della commissione antimafia non smette mai di ricordarlo, una sorta di monito affinché non si ripeta più quella stagione. Dalla Sicilia interna, da Serra di Falco e poi da Caltanissetta è stato creato il mito di Antonello Calogero Montante, mito che aveva a libro paga tanti uomini delle istituzioni. Poi che cosa si sta appurando? Che questo era un falso mito, tant'è che poi quanti sono stati i soggetti espulsi da Confindustria?